Wrestling. Ciao a tutti, Squall e Pesciolini, sono Mami di dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio su LOL. Con siamo in compagnia degli altri due Ciao! Italia Sharks. Eccone. Ecco. E poi c'è Imalbino che sta studiando la cultura dell'economia mondiale. Sì. E Salvo c'è? C'è anche Salvo, Salvo sì. L'altro organizzatore del torneo. Salve, benissimo. Salve. Ragazzi, sto per morire. E come al solito, dopo la giornata del torneo, tranne ieri, cioè ieri c'erano poche partite, quindi accorpiamo tutto ad oggi, facciamo un po' il riepilogo di come è andata questa giornata di oggi, partendo dai ringraziamenti di tutti. Cedo la parola ora ad Emanuele, siete spacciati, Alessandro, fate un po' voi, diteci un po', raccontate. Allora, questa giornata è stata molto, molto, molto grande. Io sono Enrico Pasquale Vatico, ho il Galaxy Gant Neo, Zappavigna, voi che facete? Ok, Emanuele ha parlato e non può dire più niente. Ha sprecato il suo momento serietà. Ci diamo la parola a Siete Spacciati che ha moderato la partita di Patricio. E ad Alessandro che ha moderato. Che altra partita hai moderato, Alessandro? Io ho moderato un gol, quello è un problema. No, io Alessandro, tutte a tavolino. Ah, quindi che cazzo dovete dire? Che sono state bellissime, no? Sono state bellissime, sì, lunga. Belle, belle. È stata sempre bella, però... Oh! Riprendiamo, vai ragazzi. Stavo dicendo, Patricio sì, però questa volta non è stato tanto equilibrato. No, ma contro chi giocava? Hey, wake up. No. Ma Bakasama ha detto no? Quindi non... Non si sposa. Comunque avete sbagliato il calendario. Dai, ma mi devi supportare però, cioè. Devi giocare aggressivo. Aiuto! Va bene. Quindi, Patricio, questa volta, quindi colpo di scena, non è stata così squilibrata come ci aspettavamo. È stata un pochino più equilibrata, giusto? Invece posso dire una cosa io? Aspetta, ma contro chi giocava Patricio? Matushot. E che cos'è lui? Che rank? No, non lo so, Matushot. Non lo sai? Ah, è Silver 1. Ah, un Silver 1, quindi gli ha dato filo da torcere, insomma. Quell'altra volta, mamma mia, era Silver 1 quello che ha giocato. Oh. Comunque, io ho moderato una partita Black Shock contro Giacombrello. Giacombrello contro 3, Black Shock bronzo 4, ha vinto la partita. LOL. Poi c'è stata anche la partita, chi era? Davi contro Fides, giusto? Lì ha vinto Figures. Anche se era un Pantheon contro Yasuo, dobbiamo dire effettivamente che Figures aveva avuto qualche problema all'inizio a connettersi. Gli si era buggato LOL, quindi abbiamo dovuto ricominciare la partita. E ci è venuto a dire in TS, stessi champion, quindi stessa roba. Dopodiché, insomma, anche se stava subendo all'inizio un po' Yasuo, però alla fine ha vinto. Anche perché Davi non ha rispettato una delle regole che molti non hanno rispettato, ovvero di non attaccare i minion se non hanno ancora distrutto la torre nella vostra base. Quindi la ripetiamo per non so quante altre volte la dobbiamo dire prima, cioè, che non la infrangicchiete più. Cioè, cercate di ricordarvi sta roba. I minion li potete attaccare nella vostra base solo se stanno attaccando l'inibitore o se hanno distrutto la torre dell'inibitore, se no no. Sempre nella vostra base, eh? Sì, sempre nella vostra base, non dovete uscire. Cioè, dovete aspettarli lì. Vabbè, senti. Facci tua, però, mami. T'attaccali, però. Non ho capito che cosa ha detto. Siete spacciati? Ma non ce ne frega niente la partita. Anche se della wave entra solo un minion, quella wave potete fare. Però l'altro. Cioè. Ok. Ash mi sta killando. Ok, quindi da Imalbino non c'è nient'altro da dire. Fondamentalmente ho fatto un Death Escape. Intanto l'avete visto sullo schermo.
Faustruta. Che altro dirvi, ragazzi? Mi raccomando ad essere presenti nelle prossime partite che fai. Grazie. Sì, cercate di essere presenti. Ragazzi, mi raccomando, le finali, le semifinali e la finale non possono essere vinte a tavolino. Cioè, ve lo diciamo in anticipo, quindi presentatevi, altrimenti il torneo non va a conclusione. Devono essere giocate quelle partite lì. E che altro possiamo dire? Un grazie a tutti quanti che avete partecipato, che vi siete comportati in maniera con fair play. Grazie agli organizzatori. Grane Kasama. Perché? Che non vuole dargli la... No, noi decidiamo se si rifà la partita. No. Decidiamo noi. No, devono essere d'accordo tutti e due, no. Sì. Chi sei l'unico stronzo per ora è lui. Poi vi spiego perché. Vabbè, scusa, spiegalo, dai, ormai ci siamo, lo spieghiamo in sto video. Perché qualcuno ha sbagliato a dire l'orario. Non diciamo nomi, però. Sì, ma lui, ma lui ha letto alle 6-5, quindi anche se io ho sbagliato, comunque non cambia niente perché lui stava a tennis, ricordi? Sì. Ma lui, e quindi comunque non poteva partecipare. Dacci tua, mamma mia. Vabbè. Sì, stiamo super strafiddando. Io chiuderei qui l'episodio, ragazzi. Ci vediamo settimana prossima con gli altri episodi, le altre partite del torneo. Mi raccomando, vedete quel benedetto file. Vedete il benedetto file delle partite, perché noi le pubblichiamo almeno un giorno, due giorni prima sono pubblicate, ragazzi. Quindi non vi lamentate. Ci vediamo nel prossimo episodio e un saluto a tutti. Mettete mi piace, commentate e condividete se vi è piaciuto l'episodio o vi sta piacendo il torneo. Ciao ragazzi. Ma io devo dire una cosa all'esame del torneo. Ho scritto Jayce. Chi è? Sai chi ha fatto? Ciao a tutti.